Il fenomeno delle gravi violazioni dei diritti umani, dei crimini contro l'umanità, dei genocidi, ha delle ragioni estremamente complesse che stiamo ancora cercando di indagare a fondo. Certamente la letteratura, gli studi, l'esperienza, l'analisi storica dei fatti ci mettono sulla strada di comprendere che ogni volta in cui si toglie dignità umana a qualcuno, si apre lo spazio per una violenza, anche per una violenza sistematica, organizzata e perpetrata da parte di chi dovrebbe invece istituzionalmente tutelare, proteggere. Le gravi violazioni dei diritti umani, i sistematici attacchi all'umanità con la consapevolezza di questo attacco, per esempio alla popolazione civile, che è un po' l'elemento che caratterizza anche i crimini contro l'umanità, il genocidio, appunto lo sterminio di qualcuno per quello che è, sono crimini dell'ubbidienza, molto spesso, dell'ubbidienza a una propaganda, dell'ubbidienza, una campagna di disumanizzazione degli altri, a una distanza sociale dagli altri che vengono costruiti come nemici. È fondamentale la memoria, intanto perché è ancora ciò che è possibile fare quando purtroppo non si può più fare niente, nessuno purtroppo può venire resuscitato, ricordarlo, ricordare nella sua intrinseca, inalienabile dignità umana, chi è stato colpito da queste atrocità è il primo passo verso un'azione ancora possibile di giustizia e di ricostituzione di relazioni umane nei confronti di tutti, oltre che il primo passo per evitare la ripetizione di questi crimini. L'arte, i diritti umani e la giustizia hanno molto da dirsi. L'Università Cattolica si è occupata spesso, non è la prima volta, di questo intimo legame. Proprio le esperienze delle gravi atrocità collettive, del genocidio, delle violazioni sistematiche dei diritti umani, dei crimini contro l'umanità, ha avvertito molto presto il bisogno di fare giustizia attraverso la memoria, e la memoria ha bisogno di luoghi, ha bisogno di segni e l'arte li offre. I luoghi memoriali, i musei della memoria, il rendere gli oggetti, per esempio, appartenuti alle vittime, essi stessi, espressione di una cultura che, e quindi potremmo dire di un'arte, che comunica e fa appello a delle dimensioni profonde di ciascuno di noi, interrogandoci e motivandoci al rispetto d'ora in avanti, sperabilmente sempre, di questi diritti e dell'inviolabile dignità di ogni persona.